anch'io con la voce della senatrice Ester Mieli di Fratelli d'Italia. Senatrice, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi e grazie. Lo chiedo anche a lei perché così facciamo chiarezza. Lei è ebrea, senatrice? Sì, sono ebrea. Ma lei lo chiede a tutti? No, ma no, a tutti gli ospiti no, chiede, no, chiede, no, perché chiede siamo, se sono cattolici, evangelici. No, lo chiedo perché stiamo parlando. Ebrea, no, gliel'ho chiesto anche a Drissen, perché siccome abbiamo cominciato la trasmissione con una studentessa. Aspetti, mi faccia finire. Con una studentessa che ha parlato di antisionismo. Io ho fatto una domanda. Non siete preoccupati che la vostra protesta guardi, sfoci nell'antisemitismo? E lei mi ha risposto: noi siamo antisionisti e non antisemiti. Allora credo che il punto di vista di chi risponde sia interessante, capito? No, il punto di vista deve essere lo stesso al di là della religione che si professa, perché guardi, io non penso alcune cose perché sono di religione ebraica. Il rispetto vale per tutti e comunque, e non c'entra nulla la religione. Io, il mio pensiero di libertà e dei valori fondanti della nostra Costituzione vale lo stesso. Ma no, ma quello è sacrosanto, figuriamoci. Su quello allora siamo tutti d'accordo, chiede, senatrice. E allora perché mi chiede se sono senatrice ebrea? Perché immagino che la sua sensibilità rispetto alle proteste americane sia un po' più acuta. Guardi, lei è qui che si sbaglia, perché la mia sensibilità vale lo stesso verso un ebreo, verso le violenze che vengono fatte ai cristiani, e valgono lo stesso verso quello, ad esempio, che sta avvenendo in Iran. La mia sensibilità non è diversa, non dovrebbe essere, senatrice, diversa, questo diciamo così è ovvio che è così, ma io allora sono d'accordissimo con lei, ma mi perdoni, se la studentessa dice noi siamo antisionisti e riteniamo che gli ebrei, parola testuale, non è che dica i cristiani, che gli ebrei occupino indebitamente un territorio nei territori occupati, io sono ebrea, io sono una senatrice della Repubblica, sono italiana e professo una religione. In Senato ci sono altri senatori che professano altre religioni. Il mio pensiero non è vincolato al mio essere ebrea. Io difenderei i diritti e i doveri di tutti quelli che in questo momento vengono denigrati, emarginati, perché vede, quello ad esempio che sta avvenendo in Iran, dove dall'altro giorno la polizia morale ha deciso di nuovo di andare contro le donne che non portano il velo, è una roba che non è che io la penso e la dico perché sono di religione ebraica. Senatrice, ma questo che c'entra? Figuriamoci se io mi metto a difendere quello che succede in Iran. Lei che mi sta dicendo, lei è di religione ebraica, certo che sono di religione ebraica e non me ne vergogno, anzi... Ma il mio essere di religione ebraica non c'entra nulla, perché i fatti di ieri Io su questo volevo arrivare. Qualche giorno fa della Sapienza, io li avrei condannati anche se non fossi di religione ebraica. Non c'entra nulla l'essere di religione ebraica. Io quei fatti li condanno, perché picchiare le forze dell'ordine e fare 7 agenti feriti ieri, 27 l'altro giorno alla Sapienza, è inaccettabile. E non lo dico perché sono di religione ebraica, lo dico perché quegli uomini e quelle donne in divisa stanno difendendo la nostra libertà. E se allora chi va a manifestare lo fa con i centri sociali o con i collettivi di sinistra, e lo fa perché vuole alzare la tensione sociale nella nostra nazione, noi questo lo rimandiamo al mittente. E le dirò di più, quelli non sono dei manifestanti. Cioè lei dà una lettura solo politica di quello che sta accadendo, non è molto chiaro. Quelli chiara sono dei paci finti, perché non si può chiedere la pace con la violenza. E questo lo dico non perché sono ebrea. Guardi. No, ma io non volevo portarla sul terreno della religione. Io credevo che insomma certi elementi. Sì, perché come l'ho chiesto al professor Drissen, non è che lo è una domanda. Io adesso vabbè, sbagliato, non lo chiederò più. Se la dice basta, sto zitto. Mi fermo, va bene, ha ragione lei. Mi fermo, sono le 7:56.